Guardate ragazzi, che test! Chissà se lo avranno superato, mamma mia, quant'acqua diretta, direttissima! Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come avete visto dal titolo, oggi andremo a fare dei test veramente veramente molto difficili nei confronti delle mie nuove scarpe da trekking, da escursionismo, insomma le scarpe che utilizzo per andare ad inerpicarmi a fare sentieri più complessi, più tecnici, e sto parlando delle mie MT100 della Forklaz, scarpe da 79 euro, quindi un costo relativamente basso per quello che appunto sono destinato all'utilizzo. Mi sono trovato molto bene in Trentino con queste scarpe, ha piovuto, non mi sono bagnato i piedi. E oggi, per dimostrarvi la loro impermeabilità, andremo a fare dei test veramente veramente molto molto complessi. Vi spiego come strutturerò la cosa. Mi abbasso per prendere le MT100, utilizzerò la scarpa destra per fare questo test, le metterò entrambe ovviamente, e metterò all'interno della scarpa un foglio di carta classico, quindi che ovviamente è super soggetto all'acqua, e poi andrò a fare alle scarpe tanti test per andare a vedere se queste MT100 sono all'altezza o meno appunto di resistere a varie intemperie e comunque resistere all'acqua. Per vedere per scoprire le specifiche tecniche di queste scarpe, vi lascio qua il video appunto dove diciamo le analizzo, quindi vi parlo delle specifiche tecniche appunto della scarpa. Oggi è solamente un video test per andare a capire, solamente per modo di dire, per andare a capire quanto sono impermeabili queste scarpe. Ma adesso abbiamo già chiacchierato tanto, inizia il test, mettiamoci ai piedi e si parte. Bene, ecco qua le nostre MT100 ragazzi, adesso vado a mettere il foglio di carta all'interno, ci vado a mettere il piede. Ragazzi, ho scelto appositamente di mettere pantaloncini corti per farvi vedere che appunto non utilizzo dei trucchi o cose varie, quindi ci siamo. Bene ragazzi, le scarpe sono legate, vediamo se riesco a farvi vedere che dentro, ecco, come vedete là c'è un piccolo puntino verde qua nell'angolo per farvi vedere che appunto non ho tolto la carta. E niente, adesso si parte, andiamo a prendere la canna dell'acqua e iniziamo dei super test di impermeabilità. Come primo test ragazzi faremo un test di immersione pura utilizzando questo qua, che è praticamente quello che si usa per pulirsi i piedi quando si entra in piscina. Vi faccio vedere al cospetto della scarpa dove arriva. Come potete vedere, in pratica la scarpa sarà quasi immersa completamente e l'acqua arriverà circa fino qua. Faremo dei test di immersione a tempo, proveremo prima 1, poi 2 secondi, fino a 3 secondi, per capire se prendiamo una pozza gigamitica, se appunto le scarpe ci terranno il piede all'asciutto. Bene ragazzi, la vasca è piena, vi faccio vedere quant'acqua c'è. Praticamente l'acqua all'incirca sarà una decina di centimetri circa, e inizia questo test di immersione. 3, 2, 1, via. 1. Come avete visto, la scarpa è andata completamente quasi sott'acqua. Adesso lo ripropongo sempre a un secondo, mettendo la videocamera bassa. Non stacco ragazzi, per non dare appunto opportunità di dire che ho barato o cose simili. Bene, mettiamo il piede dentro. 1. E lo ritiro fuori. In questo momento sento il piede completamente asciutto. Come potete vedere ci sono dei piccoli rimasugli d'acqua, ma ragazzi il piede è veramente veramente asciutto e quindi ottimo. Adesso rifacciamo il test, ma a 2 secondi. Si parte, via. 1, 2, tolgo fuori, 2 secondi pieni di acqua che arriva qua ragazzi. L'acqua, come potete vedere dall'alone, arriva qua, quindi la scarpa è veramente veramente molto immersa. Ottimo, utilizzo questa testa anche per pulirle, perfetto. Adesso rifacciamo il test mettendo però come prima in prospettiva la videocamera. Ci siamo. Mi giro nell'altro verso,
3, 2, 1, 1, 2. Ecco qua, ragazzi. Veramente incredibile, continuo a sentire il piede completamente asciutto ancora. Direi che veramente comunque l'idea già di poter mettere il piede, la scarpa, di poter camminare senza problemi, di poter anche eventualmente entrare in delle pozze con 10 cm d'acqua senza problemi, è veramente un gran test, ragazzi. È vero che non siamo sui sentieri e tutto quanto, però ragazzi, in questo periodo non piove e quindi l'unico modo per testarvi l'impermeabilità è questa. Bene ragazzi, siamo pronti, test di impermeabilità, 3 secondi dentro 10 cm d'acqua, si parte. 1001, 1002, 1003. Tolgo fuori, non sento nessuna filtrazione di acqua, ragazzi. Non mi sembra di percepire acqua all'interno della scarpa. Quindi veramente, veramente ottimo. Adesso lo andiamo a rifare sempre in prospettiva. Si va. 1001, 1002, 1003. E tiro fuori. Incredibile, ragazzi, ancora non sento nessuna filtrazione di acqua all'interno della scarpa. Veramente, veramente top. Già arrivati a questo punto, molti di voi penserebbero probabilmente che il piede si dovrebbe essere bagnato, oppure tanti di voi non farebbero questo test perché penserebbero magari di no, mi bagno piedi, queste scarpe non sono adatte, oppure è una cosa impossibile, no? Quindi, oltre che a farvi vedere quello che possono fare queste scarpe, in questo modo riuscite anche a capire voi cosa può fare una scarpa tecnica e cosa eventualmente le scarpe, magari, perché vedo gente che si incammina con le scarpe da ginnastica, lasciamo perdere, veramente lasciamo perdere. Così riuscite anche voi a capire qual è la differenza fra una scarpa tecnica e non, e che quindi vi fa capire che queste scarpe, quelle tecniche, vi danno più sicurezza sotto ogni aspetto della camminata. Dopo aver fatto questi test con appunto la bacinella d'acqua, adesso prendiamo sempre la canna dell'acqua e simuliamo una sorta di pioggia di molta, veramente di tanta intensità, e la spareremo diretta alla scarpa in modo per capire se magari l'acqua a pressione in un determinato punto possa mettere in difficoltà l'impermeabilità di questa scarpa. Andiamo. Bene ragazzi, per non consumare troppa acqua parto subito al volo, l'acqua è aperta, quindi partiamo direttamente. Abbasso la videocamera, ci siamo, vado subito ragazzi, parto direttamente nell'andare, prima di tutto ovviamente qua dove è impossibile che filtri l'acqua. Vado poi a salire per andare anche dove la scarpa è più sensibile. Vediamo un po', vado qua ragazzi, vi ricordo, scusate se non inquadro, perdonatemi, eccoci, guardate, 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 ah, qui questo è un punto molto delicato della scarpa, questo è il punto più delicato, acqua diretta, acqua direttissima, può filtrare veramente ovunque. Cioè, questo è un test incredibile. Ah, ho sentito una goccia d'acqua, ho sentito una goccia d'acqua in questo diluvio, però che non è entrata da lì, è entrata da sopra. Guardate ragazzi, che test, chissà se lo avranno superato, mamma mia, quanta acqua diretta, direttissima, top ragazzi, veramente un test incredibile. Vado a riproporvelo un'altra volta perché mi sento veramente troppo sicuro di questa scarpa. Guardate ragazzi, questo è il punto più delicato, l'acqua schizza sopra ma non sento acqua da nessuna parte nel piede. Incredibile ragazzi, super soddisfatto, chiudo l'acqua e poi andiamo a controllare se mi sono bagnato il piede. Ebbene ragazzi, è arrivato il momento di andare a controllare se mi sono bagnato il piede, se la carta si è bagnata. Ho sentito l'acqua, vi faccio vedere dove ho sentito entrare l'acqua da qui, ovviamente, perché in una, ecco, aspetta, se scusate ragazzi se non vi inquadro ma tendo a guardare le scarpe, perdonatemi, ho sentito filtrare l'acqua da qui praticamente, dove però avrei dovuto avere il pantalone sopra, quindi ho optato per questa soluzione del pantalone basso anche per andare a mettere ancora di più in difficoltà le scarpe, perché con il pantalone sopra che tendenzialmente utilizzo
le scarpe non avrebbero permesso, o comunque questa combo non avrebbe permesso di far passare l'acqua anche qua. Aspettate che mi sposto più al sole perché ho paura di essere un po' all'ombra. Eccoci qua. Eccoci qua, adesso dovremo vederci un po' meglio e quindi andiamo a vedere. Qua sento bagnato, ragazzi, qua sulla calza qua sento bagnato, ma è normale perché comunque appunto non è coperta da nulla, quindi è più che giustificato. Andiamo a vedere, la scarpa ovviamente all'esterno è fradicia, andiamo a vedere se appunto la carta si è bagnata. Sono curioso anche io sento il piede asciutto, ragazzi, quindi secondo me non si è bagnata, però andiamo a vedere. Vi ricordo che ho il pantalone, non ho il pantalone, quindi qua l'acqua non doveva arrivare. Andiamo a scoprire il risultato di questo test assieme. Siete pronti, ragazzi? Qua vediamo il cartone leggermente bagnato, vediamo un po'. Ragazzi, la carta in punta è perfettamente asciutta, infatti mi sento i piedi perfettamente asciutti. Aspettate, perché come potete vedere si è bagnata e si è rotta nel punto, in questo punto qui si è bagnata veramente pochissimo, che va a corrispondere qua, ragazzi, dove ovviamente la scarpa è meno resistente e quindi, dato che non avevo neanche i pantaloni lunghi, l'acqua da qua filtrava. Però con pantaloni lunghi, ragazzi, questo ovviamente non sarebbe mai successo, e comunque se avete visto quant'acqua ho sparato sulle scarpe, come potete vedere la carta è perfettamente asciutta, ragazzi. Veramente test super superato. Vi faccio vedere anche il piede, che è asciutto, ragazzi, piede veramente super asciutto, top. Sono veramente felice di questo test, superato alla grande dall'MT 100. Arriviamo alle conclusioni di questo video, ragazzi. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché volevo appunto vedere come fosse la resa appunto di queste scarpe per quanto riguarda l'impermeabilità. Come avete visto, ho buttato veramente tanta acqua sulle scarpe, tutto in un istante, tutto in poco tempo. Non esiste pioggia che veramente riesca ad indirizzare tanta acqua in un punto specifico della scarpa, nel punto più delicato della scarpa, con questa forza, ragazzi, non esiste. Quindi è un test che è sicuramente veritiero, che può aiutare tanta gente che magari dice: perché devo acquistare una scarpa tecnica? Ha veramente senso? Con questo video vado anche a rispondere a quella domanda lì, non soltanto se le scarpe, se questo modello è impermeabile o meno, o in un cammino vi dà la tranquillità di poter appunto bagnarvi i piedi senza problemi. Ad ogni modo, appunto, riuscite a capire nel profondo qual è la differenza fra una scarpa tecnica ideata per una cosa e una scarpa che non lo è. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se volete acquistare queste scarpe, chiedetemelo, posso fornirvi il link, quindi potrete dare anche una piccola mano a me. Grazie per aver visto il video, ragazzi, ci vediamo al prossimo. Un saluto dal vostro Tom Search. Ciao!